Consigliere Vena, nei giorni, nelle settimane scorse si è svolta la tradizionale fiera bovina a Cremona, lei ha partecipato all'inaugurazione, come ne esce secondo lei la zootecnia lombarda? Ma la zootecnia lombarda ne esce sempre bene, anche perché è la prima zootecnia a livello nazionale e quindi direi che a quest'anno poi in fiera si sono visti gli stessi interlocutori che ci sono stati l'anno scorso e in questo momento di difficoltà a livello nazionale e anche internazionale in un certo senso va bene che ci siano lo stesso flusso e lo stesso interesse che c'è stato l'anno scorso in un momento appunto di contrazione in senso generale. Ecco, anche perché questo settore, insieme anche ai derivati da latte, sono una parte cospicua dell'export lombardo. Assolutamente sì, l'agroalimentare lombardo è uno dei punti cardine, soprattutto per noi che veniamo dalla zona del sud Lombardia, mi riferisco a Cremona, Mantova, Lodi, quindi anche lo stesso Brescia e Bergamo, ma è chiaro che la zootecnia è fortemente incentivata anche dalle associazioni di categoria che ci tengono che questo avvenga e anche dalla giunta regionale con l'assessore Rolfi che appunto ha chiesto di fare un piano addirittura nazionale per incentivare la zootecnia. E quali sono allora, perché serve questo piano, quali sono ancora i punti critici secondo lei? Ma i punti critici sono sempre legati al prezzo del latte, al prezzo delle carni, alla tracciabilità dei prodotti e tutti quelli che storicamente sono i punti di attenzione che ha sempre avuto l'ambito agricolo o agroalimentare in questo senso. Abbiamo qualche difficoltà in relazione all'Europa, che per esempio non sempre riconosce nei nostri prodotti o comunque non ha la dovuta attenzione dal mio punto di vista rispetto ai prodotti che noi abbiamo. Ecco, a proposito di prodotti, sempre a Cremona, più o meno negli stessi giorni si è svolta la festa del salame, ma ce ne sono anche altre. Per valorizzare meglio questi prodotti locali, a cosa servirebbe? Ma allora, noi come sistema Cremona, chiamiamolo così, valorizziamo tutto quello che è il nostro agroalimentare. La storia del salame c'è stata. Quella del pane, la festa del pane c'è stata tre o quattro settimane fa, prossimamente, prima della fine di novembre, ci sarà quella del torrone, quindi è un modo per noi di cercare di far conoscere i nostri prodotti e di ricordare sempre al sistema lombardo o al sistema italiano che i nostri prodotti hanno una certa valenza.